Con noi l'assessore ai lavori pubblici del comune di Caltanissetta Giuseppe Tuminelli e l'ingegnere Giorgio Bongiorno. Qualche settimana fa l'ingegnere Bongiorno ha dichiarato anche attraverso una nostra intervista che c'è acqua proprio dove stanno scavando adesso, acqua pulita che poteva essere utilizzata per dare acqua ai bagni pubblici della Villa Cordova o anche per creare una fontanella qui all'incrocio dove la gente può rifornirsi di acqua. L'assessore Tuminelli, dopo aver letto anche su Facebook questa notizia, ha deciso di intervenire e questa mattina gli scavi. Sì, siamo stati conseguenziali a quello che l'ingegnere Bongiorno ci ha segnalato e io di questo lo ringrazio perché ebbe a dire ieri nell'assemblea cittadina che comunque l'ingegnere Bongiorno rappresenta anche la memoria storica da un punto di vista ingegneristico di questa città e quindi a seguito della segnalazione che mi è pervenuta personalmente quest'oggi siamo qui insieme all'ufficio tecnico e abbiamo dato seguito a questa segnalazione aprendo il tombino e vedendo che effettivamente la sorgiva esiste, pertanto ora dovremo essere ulteriormente conseguenziali a poter sfruttare questa risorsa idrica ai fini irrigui e poi a seguito anche dell'analisi di un campione capire se quest'acqua è potabile o meno. E quindi anche l'idea di creare una fontana per lei andrebbe bene? Certo, la fontana però deve essere chiaramente acqua potabile, quindi dobbiamo capire da un punto di vista di analisi se l'acqua può essere utilizzata ai fini potabili o semplicemente ai fini irrigui all'interno della Villa Cordova. Ingegnere Bongiorno, è soddisfatto perché lei ha creato tutto questo quando era sindaco mancuso negli anni 90, quindi è soddisfatto? I lavori erano di quell'epoca, sì, e comunque sono soddisfatto a metà. La metà positiva è che ho incontrato un assessore degno di rappresentare il comune perché è molto volenteroso e raccoglie le idee di tutti e quindi praticamente io mi complimento con lui perché di questi politici ne abbiamo visti pochini. E per quanto riguarda invece la metà per cui mi trovo scontento è che aprendo il pozzetto non vedo il tubo che portava, che convogliava la seconda sorgiva, che era un po' più a monte, sembra asciutto. Quindi evidentemente c'è stato qualche mutazione, diciamo, per effetto di qualche scavo, qualche cosa che ha interrotto il flusso. Però vedremo se il tubo è otturato o meno. Io consiglierei anche all'assessore di prima fare una verifica della capacità di emissione di questa sorgente per poi eventualmente spenderci qualche soldino per portare l'acqua alla villa, perché questa capacità io al suo tempo non la misurai perché mi affidai più che altro alla sorgente che vedevo.